Arena di Azzurra e anche per Livenza. Lottano Lolly Kronos con al largo Lovely B. Lovely B che prova ad assumere l'iniziativa, operazione che riesce ad Andrea Guzzinati. In seconda posizione Lolly Kronos, 12-8 il lancio. In terza Lobelia con al largo il numero 8 Lorin, la cui scia è presa a sua volta da Linda Di Casei. Completamento della prima piegata, 400 in 27-1, 14-3 di seconda frazione. Lovely B prosegue in vantaggio. In seconda posizione è sempre numero 3 Lolly Kronos, a largo Lorin. 42-4, 15-3 il paletto, si va ad andatura abbastanza sollecita con Andrea Guzzinati che tiene Lovely B abbastanza bene attaccata alla mano. Di fuori l'avanzata di Lorin che ora si porta ai fianchi di Lolly Kronos, la schiena di Lorin è presa ancora da Linda Di Casei, mentre all'interno rimane il numero 1 di Lobelia. Cavalli che sono sulla retta opposta alle tribune, lo schema rimane il medesimo, adesso si va movimentando la corsa, 1.13.3 al chilometro, 14.6 di frazione, la replica di Lovely B a Lorin. In corda rimane il Lolly Kronos con all'esterno Linda Di Casei, a contatto Lobelia, poi il resto della compagnia, 400 dal palo con una frazione in 13.6, Lovely B, Andrea Guzzinati in vantaggio, c'è l'errore della battistrada, all'esterno Lorin, in corda c'è Lolly Kronos che non ha spazio, si entra in dirittura di arrivo con Lorin in vantaggio nei confronti di Lolly Kronos, a largo Linda Di Casei, poi provano a rinvenire da fondo gruppo il 12 Lover Power a ventaglio con Lorin in vantaggio, a largo Linda Di Casei, in mezzo alla pista prova anche Lover Power, in vantaggio sempre Lorin nei confronti di Linda Di Casei. Lorin, Enrico Bellei, Linda Di Casei, poi per il terzo da rivedere, cronometro impazzito 1.55.8, 1.12.4 la media al chilometro per questa vittoria di Lorin, che in dirittura di arrivo ha contenuto alla grande il finale di Linda Di Casei. L'errore di Lovely B sulla metà dell'ultima curva ha lasciato al comando l'allieva di Enrico Bellei e di Holger Ehlert, che così ha concluso poi al primo posto. Vano l'inseguimento a largo di Lover Power, partita da troppo distante, e quindi numero 8 al primo posto per quel che riguarda Lorin. A 200 dal palo, entrando in dirittura d'arrivo, la figlia di Ganymede sembrava poter essere preda del resto del gruppo che la attaccava all'esterno, avendo anche speso durante il percorso. Invece è riuscita a tenere bene botta Linda Di